Spettacolo Mania torna Maurizio Donadoni, siamo alla nuova stagione delle indagini di Lolita Lobosco. Allora Trifone, ci andiamo a Parigi con Nunzia o no? Speriamo, chi lo sa, l'uomo propone e poi qualcun altro dispone, l'importante è sempre rimediare anche ai piccoli inconvenienti che la vita come sempre ci mette sul cammino, i cosiddetti rallentatori, esatto. Però magari a volte bruciare le tappe non va sempre bene, bisogna anche un po' rallentare, però insomma, anzi, poi c'è questa cosa qui che non fare una cosa ti lascia sempre il desiderio di farla. Questa è una cosa importante, perché se fai tutto poi dopo non c'è più niente da desiderare, alla fine è anche, insomma, certo, non è che bisogna continuare a desiderare tutta la vita, a un certo punto bisogna prendere quello che va fatto, va fatto. E certo, bisogna andare a Parigi, alla Coupole, a mangiarsi il Plateau Royal pieno di ostriche, dai. Senti, però questa storia d'amore, insomma, con Nunzia, interpretata, ricordiamolo, da Lunetta Savino, insomma, va avanti, tiene duro, è stato molto bravo Trifone. Sì, sai, comunque è una roba 50-50, cioè a volte il maschietto fa un po' di passi avanti, un po' troppo, però poi deve fare un po' di marcia indietro e aspettare che anche le signore, insomma, manifestino il loro interessamento, insomma è un gioco così. Io nella mia vita sono abbastanza sistemato con mia moglie, quindi non ho però ammetto che è una delle cose divertenti della vita, cioè, il fatto di far capire, essere capiti, a volte sai, basta anche poco, una persona che ti sorride e improvvisamente dici ah, mi ha visto, perché a volte ci sentiamo un po' non visti, sia da una parte che dall'altra. Quindi va bene così, questa è una bella storia che va avanti, con i suoi, insomma, piccoli frisson, alti e bassi, però con gran rispetto reciproco, anche perché siamo in un'età in cui se non c'è il rispetto... Un'atmosfera completamente diversa, ti avevamo già incontrato in occasione della Lunga Notte, qui è tutta un'altra storia. Vabbè, grazie a Dio, qua sono problemi che non incidono, i problemi che si svolgono sono risolvibili, li risolve brillantemente Lolita e quindi è una cosa che ci rinfranca. Poi ci sono altri problemi che ahimè non dipendono completamente da noi, però a volte anche sapere che piccole cose... Però qualcosa si risolve, sai, che continuare a non risolvere mai niente. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.